My Dream. My Dream, Viale della Vittoria, Grotte, Agrigento. My Dream. Cold nights and long days, we'll stick together, baby, always. Hard luck, baby, good times, I'll take good care of you, don't think twice. Cloudy or blue sky, come shine or come rain, eccoci bentornati, ancora un appuntamento con la donna della domenica. Oggi abbiamo il piacere di avere nostra ospite la dottoressa Laura Vaccaro. Buonasera. Magistrato, benvenuta. Grazie. Magistrato per diversi anni alla DDA, Direzione Distrettuale Antimafia, oggi procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minori di Caltanissetta. Dottoressa, è un grande piacere averla qui con noi. Me lo lasci dire. Guardi, avremo modo di parlare della sua esperienza professionale, avremo modo anche di parlare di tante altre cose, però la prima domanda che voglio farle riguarda la sua città, Favara. Ma per una ragione semplicissima, io verso questa città ho sempre avuto un debole particolare, per ragioni che non sto qui a spiegarle. Lei che rapporto ha con la sua città, dottoressa? So che vi torna spesso, no? No, non solo vi torno spesso, soprattutto in questa, diciamo, ultima parte della mia vita sono ritornata a essere stabilmente quindi... una cittadina di Favara. E quindi io ho sempre avuto un rapporto di grande attaccamento, perché la mia famiglia vive lì, perché le mie origini fanno parte della mia identità, sono quello che sono anche perché vengo da una realtà come quella di Favara, perché ho vissuto delle esperienze a Favara. La mia prima parte, diciamo, la prima parte, sì, dell'educazione che ho ricevuto è sicuramente viene da Favara, quindi chiaramente ho un legame molto profondo con la mia terra, e devo dire che in questi ultimi anni gioisco nel vederla rifiorire, perché la verità è questa, che in questi ultimi anni Favara finalmente non è nota soltanto alle cronache, né per la guerra di mafia, né per i morti, né per situazioni legate alla criminalità o alla violenza o al degrado, però finalmente è nota per le capacità che alcuni giovani imprenditori hanno avuto di rischiare, di scommettere su Favara, e sulla capacità che hanno avuto alcune persone di capire che la cultura e la bellezza sono veramente delle grandissime, delle grandissime leve, delle grandissime forze che sono capaci di attrarre i giovani verso cose belle, verso il bene. E quindi Favara si sta distinguendo anche per questo, e quindi per me è una grandissima gioia, anche se ultimamente qualche piccolo grave avvenimento c'è stato, come un omicidio in pieno giorno, e pensare che della gente possa impunemente commettere dei delitti in un momento in cui i bambini escono da scuola, la gente va al supermercato, è di una gravità inaudita, e quindi io mi auguro, mi aspetto che ci sia proprio una levata di scudi da parte dei cittadini favaresi e di chi ha responsabilità nell'amministrazione per reclamare il diritto di Favara ad essere conosciuta per la bellezza e non per altre cose. Comunque, guardi che sono, al di là dell'episodio gravissimo che lei ha ricordato, sono in tanti a sostenere che c'è in atto proprio un riscatto
di questa città, che devo dire viene anche salutato con entusiasmo e con certo. E soprattutto con grande ammirazione verso coloro i quali in qualche modo sono protagonisti di questo riscatto. Ma sa, quando i cittadini fanno una scelta verso quello che dicevo prima, la bellezza, io sono convinta che la bellezza ci salverà, come diceva Peppino Impastato, e questo è quello che sta succedendo a Favara, credo che sia emblematico, lo rappresenti, però queste scelte, la scelta di un cittadino che vuole essere dalla parte dello Stato, la scelta dei cittadini che denunciano, la scelta dei cittadini che rischiano di persona, queste sono scelte che devono essere anche accompagnate, che devono essere sostenute da uno Stato che si deve fare visibilmente presente, compagno di viaggio dei cittadini che scelgono di stare dalla parte della bellezza, della legalità, dell'onestà. Quindi quello che è importante è anche sostenerle, questi percorsi, sostenerli visibilmente con scelte di politica e di amministrazione o con scelte di chi ha responsabilità istituzionali, seppure piccole come quella che posso avere io, ecco, di essere vicini ai giovani o alle persone, ai cittadini che scelgono per il bene. Dottoressa Vaccaro, questa era solo, come solitamente si dice in gergo televisivo, una piccola anteprima. Adesso la nostra sigla e poi continueremo la nostra conversazione. La donna della domenica, la sigla, ci vediamo tra un minuto. Rientriamo dopo la sigla, la donna della domenica, con la nostra gradita ospite, la dottoressa Laura Vaccaro, magistrato. Dicevamo durante l'anteprima, avremo anche modo di parlare dell'esperienza professionale della dottoressa Vaccaro, ma intanto io non so se lei ha avuto modo di vedere qualche puntata della donna della domenica. No. Le devo dire la verità, ancora no. Ancora no. Ne ho vista una in anteprima che ancora No, dico, perché sa che ci sono delle domande standard che noi facciamo a tutte le nostre ospiti. No, io non ho avuto l'opportunità, quindi vado a sorpresa completamente. Allora, dottoressa, guardi, ci sono delle domande che noi facciamo a tutte le nostre ospiti, benissimo, quindi prescindono dalle esperienze personali, eccetera, eccetera. La prima riguarda un po' quello che secondo lei è un difetto femminile insopportabile. C'è? Ma io non lo so se ci sono difetti femminili e difetti maschili. Ci sono dei difetti anche che... Anche quello maschile, eh? Dico, quindi... No, io non so se sono capace di distinguere tra difetti femminili e difetti maschili. Sono dei difetti che, così, nella vita sociale, a me personalmente, che tollero poco. Per esempio... non mi piace l'arroganza, ecco, sicuramente, che tra l'altro denota una scarsa intelligenza, e che spesso si trova in tanti contesti, per carità. Una volta mi ricordo la gratitudine con cui alcuni ragazzi che mi hanno fatto la scorta per 16 anni, quindi insomma con i quali ho condiviso un bel pezzo della mia vita, mi ringraziarono dopo il primo anno che eravamo stati insieme, è perché io mai ero entrata in auto senza salutarli. E io mi sono stupita, perché i ragazzi, so che accompagnavano magistrati, ma non solo, accompagnavano varie autorità, e loro dicevano che capitava raramente che la persona che usufruiva di questo servizio ricambiasse quantomeno con un saluto. Ecco, io trovo che la buona educazione, la capacità di non perdere mai il limite, perdere di vista i propri limiti, ecco, questa è una cosa che fa bene alla persona. D'altro canto, appunto, l'arroganza, la cattiva educazione, sono cose che tollero poco. E più vado avanti con gli anni, più mi invecchio, più mi rendo conto che le tollero poco. Sono gravi patologie quelle, non sì, sono proprio dei sì, difetti. Sì, 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 sì. Senta, dottoressa Vaccaro, una donna del passato, del presente,
alla quale in qualche modo si è ispirata, o in ogni caso verso la quale prova o ha provato, continua a provare una certa ammirazione? Del passato così di getto non direi così, di getto Teresa D'Avila, che sempre mi ha stupito, perché questa donna metteva insieme una grandissima profondità ma anche una grandissima simpatia. Io non so se le è mai capitato di leggere qualcosa scritto da Teresa D'Avila. Aveva una capacità di autoironia, di comprensione dei propri limiti, ma anche una capacità di trafiggere l'interlocutore in quelli che erano i suoi limiti, che è fantastica per una donna, se pensiamo che insomma del 1500-1600, certo, Teresa D'Avila. Poi una donna che per la sua capacità rivoluzionaria ha fatto pure l'esperienza della detenzione, ma non ha mai perso di vista quelli che erano i suoi ideali, la sua forza. Donna di grandissima simpatia e di grandissima forza, la Santandariega la chiamano gli spagnoli. E forse per queste caratteristiche di una donna che nel suo tempo ha saputo essere rivoluzionaria pur nella consapevolezza dei suoi limiti, sì, mi piace, direi che è una donna del passato alla quale mi ispiro. Estrapolo quell'aspetto che lei ha messo in evidenza di Teresa D'Avila, l'ironia. Ecco, quanto lei apprezza l'ironia? Quanto per lei può anche essere utile, funzionale, importante l'ironia nella vita, se usata naturalmente? Sì, va usata come tutto, no? Usato con la dovuta misura. L'ironia ci salva, l'autoironia salva moltissimo, nel senso che bisogna avere una, come dire, consapevolezza di se stessi, dei propri limiti. Io non so se il fatto che ormai con superati 50 uno si rende conto ancora di più di quanti limiti abbiamo e di come questo a volte da giovani ci può far venire l'angoscia, con l'età si matura una sana consapevolezza che anche dai limiti si impara. E l'ironia ci salva nella vita, ci aiuta anche a superare lo stress, sì, ci vuole. Ovviamente l'ironia con la dovuta misura, ma è certo. E poi il senso dello humor, io credo che sono cose che rendono la vita più piacevole. Se usata con eleganza. Sì, assolutamente, ecco, faccendo, se usata con eleganza sicuramente, verso se stessi e verso gli altri, ovvio. Soprattutto verso se stessi. Per sdrammatizzare le situazioni e in certi momenti direi che è assolutamente necessaria. Siamo assolutamente d'accordo. Assolutamente. Senta, ci dice come è maturata la sua scelta di diventare magistrato? Sono delle scelte ben precise quelle. Mm-hmm. Come è maturata? Guardi, io ho ricordi da bambina e poi ricordi un po' più consapevoli dell'università. Certo. Alcune cose sono assolutamente inconsapevoli. Qualcuno dei miei amici di infanzia, così anche i miei fratelli, mi ricordano che da piccolina io avevo un amico speciale del cuore che era il figlio della mia madrina e giocavamo insieme. E la cosa simpatica che forse avrà preoccupato i nostri genitori è che io uscivo con la sua stella da sceriffo e la sua pistola e lui usciva con la mia borsettina e le mie bambole. Ci scambiavamo così, abbiamo giocato da piccoli e quindi un po' questo ruolo da ricerca della legalità, no? Da difensore della legalità, probabilmente c'era. Però a parte con l'ironia, io credo, ho ricordi ben precisi all'università di aver scelto alcune cose perché pensavo di fare questo mestiere. E poi appena laureata c'era un posto nello studio legale del mio padrino che mi aspettava, ma io ho scelto altro. Ho scelto proprio di fare la scuola di magistratura, di preparazione al concorso, e quindi sono andata a vivere a Roma e lì mi sono preparata per questa professione. Come magistrato ha lavorato sempre in Sicilia o ha fatto altre esperienze fuori dalla Sicilia? No, io ho iniziato a lavorare in Umbria. In Umbria? La mia prima esperienza professionale è stata alla Procura di Perugia, peraltro in un momento particolare, perché io mi sono ritrovata a seguire i magistrati che facevano le indagini sul mostro di Foligno. Quindi la mia prima esperienza professionale è stata a Perugia e poi subito dopo ho avuto la mia prima sede, subito dopo la strage di Capaci e di Via D'Amelio a Caltanissetta. Guardi, lei per tantissimi anni è stata alla direzione distrettuale antimafia, dove sì.
ha seguito inchieste difficili, molto, molto delicate, e è stata anche al centro di pesantissime minacce, ma nonostante tutto è andata avanti, come dire, non si è lasciata intimidire. Forse la domanda sembrerà banale o scontata, però come si vive quando si sa di essere, come dire, al centro di minacce così pesanti? Quando, con quale stato d'animo si va avanti? Insomma, dove lo trovate il coraggio di andare avanti? Insieme ai colleghi, quello che tante volte ci ha salvato è stata proprio l'ironia, come dicevo prima. A volte scherzavamo con i miei colleghi, ci inventavamo gli epitaffi da scrivere su eventuali lapidi. Ah, e questo è una delle cose che ci aiuta a sdrammatizzare, no? Ci inventavamo le cose più ironiche, le peggiori, anche sui nostri difetti. E poi nella tua vita, quando sei con te stessa, una delle cose più importanti è avere la coscienza che quello che stai facendo, stai tentando di farlo nel migliore dei modi possibili, dedicando tutto il tuo tempo, tutta la tua attenzione, tutta la tua sete di verità al lavoro che fai. E certo, la preoccupazione, io preoccupazione per me, devo dire personalmente, non ne ho mai avuta, ma una grandissima preoccupazione e un senso di responsabilità verso la mia famiglia, sì, quando ho costretto loro a non poter frequentare i posti che frequentavamo sempre, o a dover cambiare la meta delle vacanze, a non poter andare con loro negli stessi posti dove ci si recava in maniera consuetudinaria con la famiglia. È così una responsabilità quando mia madre piuttosto che mia zia hanno dovuto rispondere a telefonate veramente sgradevoli a casa. Questo senso di responsabilità nei loro confronti, sì, e senso di gratitudine perché non mi hanno mai chiesto di fare un passo indietro rispetto al mio lavoro. Ma c'è un modo per esorcizzare la paura, comunque, a parte l'ironia, voglio dire, a parte drammatizzare il più possibile che si può, o la paura poi fondamentalmente resta, dottoressa, anche se magari una preoccupazione verso gli altri, meno che verso se stessi? Guardi, io penso che avere paura è necessario, perché è la paura che ti dà, anche ti deve fornire il senso del tuo limite. E mi ricordava una volta una collega: noi non abbiamo vinto il concorso, addio, abbiamo vinto il concorso per essere magistrati, per essere al servizio della giustizia. Quindi la paura ci serve perché ci aiuta a convivere con il senso del nostro limite. La cosa importante è quello che si fa con la paura. Certo. Con la paura bisogna lavorarla, la paura bisogna mai venire a patti, sapere che c'è, saperla gestire e sapere che c'è qualcosa di più grande della paura, che è la tua passione per la giustizia e l'amore per il lavoro, per la professione. E quello è più grande della paura e ti aiuta a superarla e nelle cose. E quando facevo gli incontri di formazione per i giovani magistrati, mi ricordo che incontrai un magistrato della direzione distrettuale antimafia di Napoli e lui ci fece un incontro a noi giovani uditori e mi ricordo che ci disse, quando finì l'incontro: ragazzi, andatevi a leggere una pagina del processo Verre, nella quale si diceva una cosa che poi non ho più dimenticato. E Cicerone si giustificava del fatto che aveva scelto di portare avanti l'accusa nei confronti di Verre, non la difesa, perché la difesa era qualcosa di molto più apprezzato, soprattutto nella cultura giuridica romana. E lui a un certo punto dice: questa accusa che io porto avanti nei confronti di Verre in realtà non è un'accusa, ma è una difesa, perché io difendo tutti i siciliani onesti. A me quella frase, che ho letto 20 e più anni fa, mi è rimasta sempre dentro, nei momenti in cui avevo bisogno di ritrovare le motivazioni per le quali avevo scelto di fare questo mestiere, peraltro scegliendo sempre di stare nella funzione requirente. Io sono sempre stata solo in procura, non ho mai svolto la funzione giudicante. Sì. Questa frase mi ha aiutato, anche nei momenti difficili, a ritrovare le ragioni per le quali avevo scelto questa professione. Sì, è il mestiere dell'accusa, ma dietro questa accusa c'è
la voglia, il desiderio di difendere quella Sicilia che aveva bisogno di essere difesa, la Sicilia che non aveva voce, la Sicilia dei siciliani onesti, la Sicilia della gente che non riusciva a vedere uno Stato vicino, visibile. E allora noi magistrati siamo diventati lo Stato vicino, lo Stato visibile, lo Stato che rischiava per loro. E questo, ecco, avere queste motivazioni certamente aiuta a superare le paure. Lei da circa 2 anni ha lasciato la DDA. Sì. Senta, quale visione ha adesso di quella Sicilia alla quale ha appena accennato? E, guardi, io sono felice di avere vissuto l'esperienza che ho vissuto per tanti anni, quindi di avere vissuto anche sotto scorta, di avere vissuto con questa percezione del rischio, così come sono felice di aver avuto la possibilità, 50 anni superati, di cambiare completamente vita, di passare assolutamente da un'altra angolatura, di poter guardare il mondo anche della giustizia sotto un'altra angolatura, che è sotto una lente speciale, ecco, che è quella dei bambini. Lei si riferisce appunto all'esperienza. A quella vorrei poi dedicare un seguimento a parte. Però questo cambio ti aiuta anche a guardare quello che hai fatto in precedenza e ti rendi conto, perlomeno io mi rendo conto, che antimafia per me è stato lavorare alla Procura di Palermo, essermi occupata di inchieste di mafia, e avere fatto le cose che per me rimarranno molto importanti, avere ottenuto forse una delle poche condanne come associazione per delinquere di stampo mafioso a carico di una donna che gestiva un'associazione per delinquere, il processo agli assassini di Mario Francese, che rimarrà per me una delle pietre miliari della mia carriera. Oggi però mi rendo conto, il giornalista del Giornale di Sicilia, ucciso il 26 gennaio del 1979, e gli assassini sono stati condannati credo nel 2001, adesso non ricordo, ma sicuramente almeno io ricordo la data, comunque siamo... E il processo, io ho avuto il grandissimo onore di essere io il rappresentante dell'accusa, ma oggi che mi trovo a lavorare con i minori mi rendo conto che c'è un'altra faccia dell'antimafia. E quindi dobbiamo parlarne, ma tra un poco ne parliamo, certo. Anche perché magari gli scenari cambiano, però i problemi restano. Volevo dedicare proprio uno spazio a questo aspetto. Assolutamente. Volevo semplicemente chiederle, perché io so che lei incontra spesso i ragazzi, gli studenti, sì, nelle scuole, anche nella sua città, a Favara. Proprio in pochi minuti, come racconta il fenomeno mafioso ai ragazzi e soprattutto loro, gli studenti, i ragazzi, cosa le chiedono? Ma guardi, i ragazzi alla fine fanno delle domande le più strane possibili, sì, vabbè, da quanto guadagna un magistrato al problema della scorta, diciamo, a volte si fermano i ragazzi alle cose che un po' sono quelle cose che si notano per prima, un po' apparenti, e poi chiedono qual è stato il processo più importante, oppure a volte se siamo in un contesto in cui si fa magari una condivisione anche di un'esperienza di fede, si chiedono come può una persona che è credente non fare il magistrato, sostenere l'accusa. Quindi con loro ci sono dei dialoghi a volte bellissimi, a volte surreali, perché i ragazzi sono così, sono giovani, quindi surreali, per fortuna a volte sono surreali per le domande. Comunque lei è preparata a tutto, naturalmente. Ma io sì, tanto è vero che difficilmente io voglio che mi dicano prima le domande, io preferisco che i ragazzi... Certo. L'anno scorso è venuta una classe del liceo classico e li ho invitati anche a venire al tribunale per i minorenni, sono venuti lì proprio in tribunale a farmi delle domande. E io credo che sia importantissima questa vicinanza, sia importante perché i ragazzi, diceva Don Tonino Bello anni fa, che c'è bisogno di parole che si possano vedere con gli occhi e non sentire con le orecchie. Se c'è una responsabilità che abbiamo con le giovani generazioni è proprio quella di lasciare loro non parole, perché le parole poi passano, ma un esempio di vita, esempi ecco, concreti a cui loro possono ispirarsi. Ora, per carità, io non mi illudo di essere un esempio al quale ispirarsi, però tento, ecco, di vivere il mio lavoro in modo tale che forse qualcosa, una briciola, possa rimanere perché i ragazzi abbiano un esempio di una donna di Favara, di una terra siciliana, ma
che crede nella possibilità che si possa cambiare qualcosa. Guardi, lei dicendo queste cose in qualche modo mi fa anche felice per una ragione semplicissima, perché proprio con l'ospite della puntata precedente abbiamo avuto modo di affrontare questo aspetto. E dicevo che uno dei tanti obiettivi di questa trasmissione, dentro la quale, come dire, gli ospiti si raccontano, ma uno dei nostri obiettivi è anche quello di veicolare esempi, come in questo caso specifico, che sicuramente hanno una grande valenza, sì, educativa, e che lasciano sicuramente qualcosa dentro a chi chiaramente ci segue. Quindi io me lo auguro, sono sicuramente tra tutte le persone che verranno, ripeto, alla trasmissione. Mi fa piacere appunto che proprio senza volerlo abbiamo toccato questo. E poi che sia un esempio al femminile è ancora più importante nella nostra terra. I nostri ospiti di sono, questo io le sono donna, grata. È la donna della domenica. E di questo io le sono grata. Questa era una trasmissione che era da tempo che volevo fare e finalmente ci sono riuscito. Torniamo alla sua esperienza di procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minori di Caltanissetta. Dicevo, forse rispetto alla DDA, forse gli scenari sicuramente cambiano, lì ci si confronta con realtà completamente diverse, dove purtroppo i protagonisti sono i minori. Guardi, la cosa che mi interessa di più a proposito della delinquenza minorile, purtroppo c'è, ci dia una buona notizia, ma il tribunale in qualche modo anche, come dire, una sorta di capolinea di storie drammatiche, di vite drammatiche, ma qualcuno di questi ragazzi si riesce poi a salvare? Guardi, io devo dire che in questi 20 e più anni di carriera, io sono magistrato dal 28 maggio del 1992, cioè 5 giorni dopo la strage di Capaci, ho vinto il concorso. Nella mia esperienza con i maggiorenni, se mi avesse lei fatto questa domanda qualche anno fa, le avrei detto: guardi, purtroppo per me l'esperienza della funzione rieducatrice della pena si limita ai libri dell'università. Invece, da quando sono alla procura presso il tribunale per i minorenni, mi rendo conto che esiste la possibilità di una funzione di riabilitazione che ha la pena, che svolge la pena nei confronti dei ragazzi. E una delle esperienze più belle per me è stata una delle prime udienze che ho fatto al tribunale per i minorenni. Arrivava in aula un ragazzo che era stato arrestato per maltrattamenti in famiglia perché denunciato dai suoi stessi genitori, persone che io ho ammirato moltissimo e alle quali poi mi sono avvicinata dopo l'udienza, perché denunciare un figlio richiede moltissimo incoscienza o moltissimo coraggio. In questo caso era stato moltissimo coraggio, perché il ragazzo appena entrato in aula ha dichiarato: io devo dire qualcosa, con una fretta che ha sconcertato l'avvocato difensore, il quale era nel panico totale perché non si immaginava cosa il ragazzo voleva dire. Invece il ragazzo ha voluto ringraziarci, perché il percorso che lui aveva svolto da quando era indagato, da quando era processato, insieme all'ufficio servizi minorili del Tribunale per i minorenni, ai giudici e ai magistrati noi della Procura, gli aveva consentito di capire quali erano i suoi problemi, di superarli, e gli era cambiata la vita. Che cosa voglio dire con questo? No. Che il processo minorile, così come è congegnato in questo momento con tutte le figure che sono presenti, lei lo sa, nel Tribunale per i minorenni sono presenti i magistrati togati e i magistrati ovviamente onorari, quindi c'è una osmosi di professionalità diverse, lo psicologo, lo psichiatra, il magistrato, c'è un sapere giuridico e un sapere non giuridico che si uniscono, si mescolano, si abbracciano. E questa mescolanza dei saperi ci permette di offrire un servizio il migliore possibile ai giovani, per cui il processo veramente per i ragazzi diventa una nuova opportunità di vita. Quando i ragazzi finiscono un percorso di messa alla prova, che per me si li ha visti impegnati nel fare attività di volontariato verso le persone meno fortunate, negli ospedali, nelle case di riposo, con i bambini che hanno degli handicap, eccetera, i ragazzi tornano rinati, si rendono conto delle loro problematiche e veramente la vita loro e delle loro famiglie cambia. Quindi il processo minorile, devo dire, che forse è una delle poche cose che in Italia funziona davvero, non perché abbiamo moltissime risorse, anzi le risorse sono state quasi completamente tagliate, ma questa
questa passione di chi lavora in quel settore veramente contribuisce. Sorprende che proprio il processo minorile, che è una delle cose che in Italia funziona meglio, ci siano progetti di legge pronti ad abolirla. È una realtà però di quello che accade in Italia, cioè una cosa che funziona, purtroppo dobbiamo anche solitamente battagliata con qualche quindi contraddizione. Però le devo dire che è una realtà bellissima. Peraltro lei mi diceva, ma ci dia una buona notizia. No, buona notizia nel senso che certo, sia, ma dico, io sto parlando di questo sapendo che nel territorio della Procura della Repubblica, presso il Tribunale per i minorenni, noi abbiamo il distretto di Gela, abbiamo Niscemi, abbiamo Nicosia e abbiamo tutta la provincia di Enna. Quindi abbiamo un territorio che è connotato da ferite grandissime, perché non dimentichiamo la guerra di mafia di Gela. Io ho ritrovato i minorenni che portano gli stessi cognomi dei soggetti che avevo fatto condannare 20 anni fa nel processo alla guerra di mafia a Gela. Quindi voglio dire, non è che sto parlando non rendendomi conto di quale territorio. Nonostante ciò, io dico che il processo è una nuova opportunità di vita per i ragazzi, anche in un distretto così difficile qual è il nostro. Io per esempio non sapevo che a questo distretto fosse aggregato anche un'altra parte. Sì, perché noi, Procura e il Tribunale per i minorenni sono un ufficio distrettuale e quindi praticamente abbracciano l'intero distretto della Corte di Appello. Sì. Dottoressa, andiamo, ma solo un minuto, proprio un minuto per un brevissimo spazio pubblicitario e poi riprendiamo con le foto raccontano, va bene? My Dream. My Dream, Viale della Vittoria, Grotte, Agrigento. My Dream. La donna della domenica, rientriamo dalla pubblicità, siamo sempre con la dottoressa Laura Vaccaro. Adesso siamo al momento delle foto che raccontano, adesso vediamo un po', raccontano sicuramente segmenti di vita, guardate com'è bella questa, ha tutto il fascino del bianco e nero, bianco e nero, foto sì, di una volta, o mi sbaglio? Pensi che io mi ricordo anche dove è stata scattata, il fotografo Randisi, dove ci portava ogni anno mio papà a fare la foto, a me e mia sorella, che siamo le due primogenite. E infatti quella che vedo nella foto è mia sorella Valeria, che è la primogenita, e io sono accanto a lei, la secondogenita. Siete due sorelle in famiglia? Siamo cinque. Cinque? Siamo cinque figli. Poi dopo di noi sono arrivati altri due maschi e una femmina. Sì. Siamo una famiglia numerosa, una bellissima e numerosa famiglia. Non può battere la mia. Eccoli, sono qua. Sette figli, quindi voglio dire, siamo cinque tutti insieme. Adesso in questa foto ci sono anche i mariti e le mogli. Questo è il momento in cui mia madre ha compiuto 80 anni. 80 anni? Sì, bellissima famiglia. Una famiglia alla quale sono grata. Come le dicevo prima, se sono la persona che sono, certamente lo devo all'educazione dei miei genitori, alla bellissima famiglia che ho, e alla loro capacità di essere sempre presenti. Non mi hanno mai chiesto di fare un passo indietro, anche quando le minacce più che arrivare a me magari arrivavano a loro. Però veramente per questo io approfitto di questa occasione proprio per ringraziarli di questo, di questa loro presenza così è bello quello che affettuosa, questo sostegno che hanno saputo dare, sì.
sì, sì. Andiamo avanti. Bellissima anche questa immagine. Ah, qui scopriamo forse la mia passione. Sì, 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 sì. Non abbiamo osato farle trovare in una chitarra in studio, però sapevamo di questa sua, sì, di questa sua passione. E sappiamo anche che ha una bella voce, siamo e ora non so se ce l'ho ancora la bella voce dopo tanti anni, però obiettivamente sì, credo che sia un dono che ho scoperto per caso. Io non ho mai studiato né musica né canto, però un giorno mia zia suonava la chitarra, io avevo 13 anni credo, e lei secondo me sbagliava una nota, tanto che mia zia si è un po' indisposta perché mi ha detto: ma scusa, tu non sai suonare la chitarra e mi dici che hai sbagliato una nota? Io le dissi: guarda zia, secondo me sì. E allora lei mi ha detto: beh, prenditi la chitarra e vedi un po'. E io ho cominciato a suonare senza avere mai... Intonatissimo. Assolutamente. E da quel momento mia zia si è resa conto e mi ha detto: no, adesso guarda, suoni tu, non c'è nessun problema. Andiamo avanti. E non ho mai più smesso. E allora, qui dove siamo, dottoressa? Allora, qui siamo in un posto per me particolare. Come le dicevo, io ho iniziato a lavorare in Umbria, Perugia. Questa è Assisi. Ah, da Assisi. E una foto che ritrae da dietro, si può vedere la Basilica di Santa Chiara. Sì. E queste due persone sono due ragazzi palestinesi, lui è cristiano, invece lei è musulmana, con i quali ho condiviso una bellissima esperienza. Ci sono altre foto, quindi della quale magari poi parleremo dopo. Sì, sì, andiamo, sì, sì, avanti. Ecco, allora, questa è l'esperienza Interfaith Building Community, è un dialogo, come potete vedere a questo foglio, fra le religioni monoteiste. Quest'estate le mie ferie le ho passate così, in un incontro fra esponenti della religione musulmana, della religione ebraica e naturalmente cristiani, protestanti e cattolici. Siamo stati insieme a discutere, a confrontarci, a scoprire le bellezze del posto dove eravamo, quindi questa esperienza. E questa foto documenta? Quella foto che avevamo visto prima documenta l'incontro al quale ho partecipato, era in varie lingue. Questo è un posto bellissimo, vicino Madrid, si chiama Los Negrales, ed è un posto al quale io sono molto legata. Ci sono... Durante il periodo in cui ho avuto la scorta ho dovuto rinunciare alle mie vacanze, diciamo, in territorio siciliano, ed è stato il momento in cui io sono andata all'estero e sono stati dei posti che per me sono stati una salvezza. Uno dei posti è stata sicuramente la Spagna, ecco, dove si trovano le spoglie di San Pedro Poveda, che è una figura, un sacerdote martire dei primi del Novecento, alla quale mi sono molto aggrappata, devo dire, proprio anche in quei periodi, una persona per me molto significativa. E questa è sempre Assisi, con una nebbia meravigliosa che è veramente molto... Questa foto rende... è stata scattata, sì, sì, da lei? Questa l'ho scattata io, dalla parte su, uscendo da Santa Chiara, si vede tutta la piana di Assisi e con quella nebbia anche di primo pomeriggio, bellissima. Io sono molto affezionata all'Umbria, sì. È una bellissima terra. Bellissima terra, meravigliosa. Questo è un gruppo di giovani, uno di quelli che io seguo. In questi anni ho sempre seguito, questo è uno dei gruppi dei giovani che ho seguito, anche, ci sono anche persone della mia comunità, con il vescovo di Caltanissetta, Don Mario Russotto, persona, sì, straordinaria. Conosco, sì. Sì, 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 sì. Andiamo avanti. E questo è il mio primo giorno alla procura di Caltanissetta come procuratore capo. Primo giorno? Primo giorno. Primo giorno. Scattata la foto alla prima telefonata che ho ricevuto sul turno, c'erano i miei colleghi e amici che mi hanno scattato questa foto, il momento in cui, subito dopo aver preso possesso delle mie funzioni delle di procuratore. Procuratore, sì. Sì. Poi? Sì, sì. Questa è una foto con la toga, quindi... Classica, la foto, sì, con la toga, sì, sì, è quella, sì, che abbiamo messo forse anche nella nostra sigla. Ecco, e questo è un abbraccio particolare con... Una delle persone più significative della mia vita, che è Luigi Ciotti, al quale mi lega una bellissima amicizia, ovviamente stima, manco a dirlo, come si fa a non stimare una persona, un testimone. Ecco, quando io parlavo poco fa dei testimoni, che dicono parole che si possono vedere con gli occhi, ecco, Luigi Ciotti è sicuramente, sicuramente un profeta. E poi vediamo. Ecco, questo è l'incontro con l'imam della comunità di Perugia, con la moglie. Siamo andati a trovarli quest'estate e siamo stati insieme, abbiamo passato insieme una settimana, una mattinata. Quella signora con i capelli bianchi corti è la responsabile dei pastori protestanti dell'Olanda. Anche lei ha partecipato a questo incontro, altri sono ragazzi musulmani e cristiani insieme. Questa è una bellissima esperienza con colleghi magistrati del Brasile,
C'è il procuratore generale di San Paolo del Brasile, che è la persona con il vestito bianco, colleghi che venivano anche dall'Algeria, dietro di me un collega dell'Algeria, sì, e l'altro collega invece della Somalia, e un collega italiano. Abbiamo fatto un'esperienza all'École de la Magistrature di Parigi, molto bella. Ah, questa è... Questo è un momento bellissimo, insieme ad alcune persone dell'istituzione teresiana, che è la comunità a cui sono legata, insieme anche ad altri magistrati. Una sera ci hanno chiamato dicendo che una donna aveva partorito sul barcone ed era stata ricoverata a Palermo, ma non avevano un posto dove portarla. E un gruppo di persone ci siamo dati un po' da fare, grazie alla generosità di tanti. Abbiamo preso un piccolo appartamento e per alcuni mesi Nicolin, questa si chiama Nicolin, è cresciuta con noi. E poi? Poi la mamma insieme a un'altra, la zia, gli abbiamo trovato un appartamento e hanno iniziato un loro percorso di vita. Bellissima esperienza. Senta, poi lei mi deve dire quanto è importante la fede, perché ho capito per lei la fede, quanto è importante la fede, quanto aiuta la fede nella vita, nel lavoro. Quanto? Beh, io per me devo dire che è l'esperienza fondamentale della mia vita, si è quel che si è anche per ciò in cui si crede. E non ho la pretesa di pensare né di essere il cristiano perfetto, assolutamente. Dico semplicemente che un cammino di fede nella mia vita, nel mio percorso, accidentato, fatto di limiti, fatto di fragilità, però sicuramente l'esperienza fondamentale. Ma l'esperienza fondamentale che ti insegna ad apprezzare ciò che è fondamentale negli altri, anche per chi non è cristiano. Credo che questa sia la bellezza della nostra fede, per chi ce l'ha. Anche perché noto che è un percorso molto, come dire, molto ricco, articolato. Insomma, questa, vabbè, purtroppo il tempo è quello che è, quindi vorremmo... Ma adesso è giunto il momento dell'incursione dell'uomo della domenica. Vogliamo vedere chi è? Prego, regia. Buongiorno, complimenti a Laura Vaccaro per tutti gli incarichi che ha svolto, per quello che sta svolgendo adesso, delicatissimo, presso la Procura della Repubblica, presso il Tribunale dei Minori di Caltanissetta. La giustizia e la legge sono spesso state rappresentate nel passato, mitologicamente, con figure femminili. E io mi chiedo, un magistrato, un giudice, una donna che sia magistrato o magistrata, che dir si voglia, cosa porta secondo lei, dottoressa Vaccaro, in più nella sua professione? Porta qualcosa in termini di sensibilità, di puntiglio, di attenzione? E nel caso suo, come procura di un tribunale che si occupa di minori, quindi di casi spesso delicatissimi, che hanno a che fare appunto con la crescita, con lo sviluppo, con l'adolescenza, cosa porta in più un magistrato donna in questo mestiere? Grazie. E allora, il nostro uomo della domenica è Gaetano Savatteri, giornalista, scrittore. Sì. Mi pare una bella domanda. È una bella provocazione. Una bella provocazione. Beh, la prendo alla lontana. Una volta in un convegno proprio sulla funzione della donna, sull'importanza, no, del ruolo femminile anche nella magistratura, mi ricordo che un capo ufficio ebbe, direi, la disavventura di dire sono stato ben lieto quando le donne sono entrate in magistratura, perché ingentiliscono l'ambiente. Quindi lungi da me dire e rispondere a Savatteri, persona di grandissima intelligenza, pensando che quello che apporta la donna nel mondo della giustizia possa essere questa, no, quello che poi si identifica con il femminile, questa delicatezza che è tipica del femminile, no. E invece io dirò un'altra cosa, che quello che le donne apportano in magistratura è la determinazione. I primi anni che io andavo in giro per l'Italia con i miei assistenti per svolgere attività istruttore che dovevamo per forza far fuori quando eravamo, perché per motivi di sicurezza i collaboratori, certo, di giustizia, noi non li abbiamo mai interrogati in Sicilia. Mi ricordo che arrivando negli alberghi o nei posti dove eravamo attesi per l'attività istruttoria, il magistrato diventava sempre il maresciallo che mi accompagnava, che era una persona di fiducia, e io ero sempre l'assistente. E era inevitabile, arrivavamo in albergo, lui era il dottore e io ero la segretaria. Quando poi si rendevano conto di questa inversione di ruoli,
Cosa voglio dire con questo? Che le donne, proprio per questo immaginario femminile rispetto al quale noi dobbiamo andare oltre, siamo costretti a mettere nel nostro lavoro il doppio della determinazione, il doppio della competenza, il doppio della grinta, il doppio della forza di volontà, il doppio di tutto, e senza nemmeno raccogliere a volte quello che raccolgono gli uomini, perché lei saprà benissimo che in questo momento le donne magistrato siamo più della metà rispetto agli uomini, ma se lei va nei posti di vertice, dalla Cassazione ai presidenti di tribunale, ai presidenti di corte d'appello, ne trova pochissime, lì le donne, il numero delle donne sono assottiglia assolutamente. Sì, sì, è vero, è vero. E non sorprende che invece un procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni sia donna, mentre difficilmente ci sono candidati donne alla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario, di Palermo piuttosto che di Caltanissetta o di altri posti. Quindi sì, direi che è piuttosto la determinazione. Bene. Che abbiamo bisogno di mettere più del doppio per essere riconosciute la metà rispetto a voi. Lo faremo sapere in anticipo. Ecco, assolutamente. Assolutamente. E allora, dottoressa, siamo giunti alla conclusione di questa intanto piacevolissima, me lo lasci dire, conversazione interessante anche sotto diversi profili. Senta, adesso noi dovremmo ascoltare tra poco le note di una canzone, però regia, prima di mandarle, questa domanda gliela voglio fare. Una ragazza, giovane ragazza, che dovesse scegliere tra l'amore e la libertà, questa è una delle domande che facciamo anche alle altre ospiti, lei cosa consiglierebbe? Cioè, lei è una donna determinata, quindi mi aspetto. Ma perché l'amore e la libertà non devono essere compatibili? Perfetto, guardi. Benissimo. L'amore rende liberi, il problema è che cosa noi mettiamo dietro la parola amore. Benissimo, d'accordo, guardi, me l'aspettavo questa risposta. E allora facciamo partire le note di una canzone che arriva. Dalla sua cella lui vedeva solo il mare. Guardi, lei mi ha detto che sì. Ama tantissimi interpreti, tra l'altro molti dei quali, voglio dire, rientrano nelle mie corde, una tipo Gino Paoli, Ornella Vanoni, De André, però mi ha anche fatto capire che insomma, la Mannoia... E io ho scelto questa canzone perché mi ricorda anche Dalla, che è un altro mio, che credo insomma, anche lei sì, apprezzi. Sì, come no. E allora... Quindi, perché la Mannoia? Beh, mi piace della Mannoia, è una grandissima interprete. Quello è... Di lei io ho visto tanti concerti, sempre belli, sempre ha avuto una capacità di passare da un repertorio a un altro, bellissima, bravissima cantante, ma è una donna che ci mette la faccia. È una donna che ci mette la faccia nelle sue cose, nelle sue opinioni, non molto spesso gli artisti per paura di perdere, no, un po' di quella sequela che hanno di fans eccetera, non rischiano. La Mannoia no, rischia di persona, sbagliando a volte, ma rischia di persona, ci mette la faccia. Quindi è una donna, mi piace come artista, mi piace anche come donna. Portatrice sicuramente di determinazione. Sì, grandissima determinazione, assolutamente, assolutamente. Dottoressa Vaccaro, mi lascio dire, è stato veramente un piacere averla nostra ospite. Io le auguro buon lavoro. Veramente grazie per essere stata qui. No, sono io che la ringrazio per l'opportunità che mi ha dato, che mi ha offerto, per l'invito, grazie a voi a Teleacras. È un piccolo omaggio, sono i racconti di Malgrado Tutto. Malgrado Tutto è una testata giornalistica che collabora con la nostra... Conosco, sì. Con la nostra trasmissione, conosce, mi fa seguo piacere. Tramite web. Sì. E questo è per lei. Grazie. Grazie, gentilissimo. Grazie dottoressa, buon lavoro, buon anno. Grazie ai telespettatori. E noi ci vediamo la prossima settimana. Grazie. Dalla sua cella lui vedeva solo il mare ed una casa bianca in mezzo al blu. Una donna si affacciava, Maria. È il nome che le dava lui. Alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava: quella è casa mia e tu sarai la mia compagna, Maria. Una speranza e una follia
e sognò la libertà, e sognò di andare via, via, e un anello vide già sulla mano di Maria. Lunghi silenzi come sono lunghi gli anni, parole dolci che si immaginò. Questa sera vengo fuori, Marie, ti vengo a fare compagnia. E gli anni stan passando, tutti gli anni insieme. Ha già i capelli bianchi e non lo sa. Questa sera vengo fuori, Marie, vedrai che bella la città. E sognò la libertà, e sognò di andare via, via, e un anello vide già sulla mano di Maria. E sognò la libertà. My Dream. My Dream, Viale della Vittoria, Grotte, Agrigento. Whenever there is you. My Dream. Cold nights and long days, we'll stick together, baby, always. Hard luck, baby. I'll take good care of you, don't think twice. Cloudy or blue sky, come shine or come.